Prima l'hai previsto però. E mi ha fatto l'intervista no, prima già. È un'intervista che era precognitrice, diciamo. Aspetta. Luigi, ti ho chiamato più volte stamattina, sai? Oggi non è la giornata. Io ti ho chiamato. Scusa, segretario, no, basta uno, ma... I miei 11 si stanno recando al protocollo. Non le puoi pubblicare di e ce l'hai detto. Stiamo in comune. Io sto sul comune, tu dove stai? Leo, scusa. Ti posso chiedere perché hai firmato? Dicevo l'altro giorno che è ora di tirare la spina, no? Credo che l'accanimento terapeutico di questi giorni non serviva alla città, perciò era ora di porre fine a questa agonia. Vuol dire che tu esci dal PD? Vuol dire che finisce questa agonia. Scusi, avvocato Viva, chiedo scusa. Non c'è stato bisogno, Francesco, scusa. Scusa, dottore Guido, chiedo scusa. Posso? Da delegato del sindaco posso fare una domanda o no? Speriamo che l'abbiamo fatta questa volta veramente per il bene di Galatina. Grazie. Ciao Dino, bocca al lupo, alla prossima. Ciao. Però ti vedo perplesso. Com'è? Ti vedo perplesso. No, mi dispiacciono queste cose quando finisce un progetto, quando finisce un qualcosa al quale si è creduto. Però
stato troppo lo stress di questa amministrazione. Chiamiamolo stress senza tante partecipazioni, se tante litigate. E non è soltanto colpa nostra. Arrivederci, Dino. Ci sentiamo. Ciao. Ciao, Dino. Scusa, Antonio. Ciao, Dino. Due parole veloci. Finalmente abbiamo messo fine a questa esperienza che ormai paralizzava la città da 2 mesi in maniera evidente, ma noi diciamo da 3 anni. Ora restituiamo la parola agli elettori e saranno loro l'anno prossimo, insomma, a restituire alla città un nuovo governo. Grazie. Allora, consigliere Viva, anzi non devo dire più consigliere Viva, no? Finalmente non sono più consigliere. È stata dura, però era nelle cose. Già da tempo non aveva maggioranza questa amministrazione e per dignità penso che il sindaco, ripeto, già da tempo si sarebbe dovuta dimettere. Non ho altro da dire, questo per il bene di Galatina, andiamo avanti. Ma il centrodestra ha un nuovo candidato sindaco? Ma questo è un po' prematuro, ci sono tante varianti, tante possibilità, oggi purtroppo, ci tocca festeggiare perché un'amministrazione senza un sindaco è sempre una cosa negativa per un comune. Mi dispiace per il sindaco, però non ha saputo gestire e mantenere la sua maggioranza. Grazie. Grazie. Stai tranquillo e sicuro. Ti prendiamo una felicità. Luigino Sergio è l'ex direttore generale, devo dire, a questo punto. Come funziona? Che cosa succederà adesso che 11 consiglieri hanno firmato la sfiducia al sindaco? Adesso ci sarà l'intervento della prefettura, la nomina di un commissario prefettizio che organizzerà, gestirà il comune fino alle prossime elezioni, che presumibilmente verranno fissati in occasione delle elezioni regionali. Per il resto la macchina amministrativa continuerà a funzionare nei limiti di quello che può essere in assenza di organi di governo, in modo che il corposo lavoro posto in essere dall'amministrazione possa essere in qualche modo, in qualche misura portato a termine. Ma i progetti che erano in via di concretizzazione? Beh, dipenderà dalle volontà di altri organi, non certamente dal Consiglio Comunale che non esiste più. Il direttore generale può fare un bilancio a questo punto? Non traccia bilanci il direttore generale, esprime la soddisfazione di aver conosciuto degli ottimi dirigenti, dei bravissimi funzionari, di una valida organizzazione amministrativa. Qui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, quindi da questo punto di vista il bilancio è positivo e comunque credo che la città saprà valutare quanto di buono e di meno buono ovviamente l'amministrazione uscente ha sviluppato finora. Bene, grazie. Grazie a voi.